Voglio essere libero. Libero come un uomo. Buonasera. Anche nella puntata di oggi ci occuperemo di riduzione dei costi della pubblica amministrazione. Lo abbiamo fatto parlando della retribuzione dei dirigenti, non sempre ancorata alla efficacia della loro azione amministrativa. Lo abbiamo fatto parlando di spending review e ne parleremo anche questa sera. Lo faremo perché è indispensabile che la pubblica amministrazione rapidamente si occupi di individuare quelle sacche di spreco che purtroppo stanno aumentando sempre di più il deficit di bilancio e purtroppo insieme al deficit di bilancio sta provocando un aumento anche del debito pubblico. E allora la legge, lo dicevamo in una puntata precedente, c'è, è la legge sulla spending review, risale a qualche anno addietro, ha prodotto in parte alcuni interessanti benefici, ma è necessario ancora di più osservare con attenzione quali possono essere i settori nei quali questi sprechi, sia pure di piccola dimensione singola, possono, moltiplicandosi per milioni di oggetti, di prestazioni o di ambiti, possono far lievitare la cifra in maniera sproporzionata fino ad arrivare a cifre a parecchi zeri. E allora una delle strade attraverso le quali è possibile ottenere una riduzione dei costi della pubblica amministrazione è quella legata all'accentramento delle forniture. Il nostro paese lo fa attraverso un ente che si chiama Consip, che è una società privata che però non funziona come dovrebbe. Non funziona come dovrebbe perché anche attraverso i meccanismi di acquisto collettivo che fa la Consip è possibile eludere quelli che sono i vincoli che invece un organismo come questo dovrebbe imporre in maniera ferrea. E come si fa? Beh, ve lo spiego subito. Se si fa una gara per la fornitura, per esempio, di fotocopiatrici, noi sappiamo che quella gara sarà aggiudicata alla ditta che avrà fatto l'offerta migliore, più bassa, e alla stessa ditta normalmente viene aggiudicata la manutenzione di quelle fotocopiatrici. Ma ecco, talvolta accade che l'oggetto in sé, in questo caso la fotocopiatrice, abbia realmente un costo più basso rispetto ad un'altra di una ditta diversa, ma ha un costo più alto, per esempio, per quanto riguarda l'inchiostro, il toner, i rulli che servono per la manutenzione. Dunque il paradosso qual è? Che l'oggetto costi molto di meno rispetto ad un'offerta diversa, e però la manutenzione di quell'oggetto costi molto di più. Dunque il fornitore di quell'oggetto avrà forse perduto qualche centinaia di migliaia di euro nella vendita dell'oggetto medesimo, una spesa che però sarà in grado di recuperare attraverso la manutenzione del medesimo. Ecco, questo tipo di esempio potrebbe essere moltiplicato per tantissimi altri oggetti, per tantissimi altri beni di consumo, dalle automobili ai furgoni, alle fotocopiatrici, ai fax, ai telefoni, insomma a tutta una serie di attrezzature che sono normalmente in uso nella pubblica amministrazione, per non parlare delle apparecchiature utilizzate in campo sanitario, dove l'oscillazione dei costi è talmente alta che meriterebbe non un'azione ispettiva da parte della Consip, ovvero della Guardia di Finanza, meriterebbe sicuramente un'attenzione di natura giudiziaria per verificare se realmente la differenza che viene
enunciata tra un oggetto e un altro, tra un'apparecchiatura e un'altra, tra un utensile e un altro, è tale da giustificare la differenza di prezzo che poi esiste tra questi oggetti. E allora un altro dei campi in cui è necessario guardare, in cui è necessario porre l'attenzione che l'argomento merita, è proprio quello delle pubbliche forniture che non possono essere limitate soltanto al prezzo più basso, ma bisogna andare dentro e capire se la politica e la logica del prezzo più basso non nasconda qualche trucco, nel qual caso è necessario segnalarlo ed impedire che questo trucco sostanzialmente eroda il vantaggio del minor prezzo e lasci sostanzialmente le cose come stanno, anzi in alcuni casi le peggiori e non di poco. Buonasera. Voglio essere libero. Libero come un uomo.